Atalanta Padova con il numero 0 Basket 2014 che oggi affronta la UBP Petrarca Padova. Stiamo parlando della Serie B, Girone B 2022-2023. Allora, cari telespettatori, una partita enigmatica quella di oggi, una partita che ha in serbo tante sorprese sicuramente, una partita che vede affrontarsi due squadre che vogliono assolutamente vincere. Stiamo parlando appunto della Bergamo Basket e della Petrarca Padova. Perché bisogna vincere? Per quanto riguarda la Bergamo Basket, si sta cercando di uscire dal pantano delle ultime posizioni, dalla zona retrocessione, dalla zona playout, e si sta cercando di uscire con le unghie e con i denti. I ragazzi di coach Ghirelli hanno vinto l'ultima partita a Crema, portando a casa due punti appunto fondamentali in ottica salvezza e soprattutto in chiave psicologica. Venivano da diverse sconfitte consecutive, da cinque sconfitte consecutive, sconfitte che tra l'altro sono maturate anche con buone prestazioni, eccezione fatta per la partita qua in casa giocata contro Rima Desio Desio, dove i ragazzi di coach Ghirelli non solo hanno perso la partita, ma hanno anche perso un compagno. Si parla di Guglielmo Sodero, che purtroppo ha riportato un importante infortunio al polso. Lo rivedremo in campo probabilmente fra l'inizio di aprile e la fine appunto del mese di aprile. Vedremo come si comporteranno i ragazzi di coach Ghirelli senza il numero 21. La prima palla è appunto di Padova, adesso vedremo come affronteranno questa partita invece i ragazzi di coach Volpato. Diamo il numero 9 Morgillo sotto canestro contro Manenti, che in qualche modo riesce a prendere l'invalzo e può ripartire la Bergamo Basket. Quintetto base con Simoncelli, Rota, Manenti, Genovese e Cagliani, ed è proprio Genovese a scoccare il primo tiro. Prova da tre, non va. Rota bravissimo a rimbalzo, purtroppo non riesce a mantenere il possesso. Per quanto riguarda invece Padova, troviamo Basile con il numero 0, il numero 18 Bianconi, e adesso da sotto che realizza e guadagna anche un fallo il numero 55 Turel. Con il numero 10 poi abbiamo Dario Ludovico Maran, con il numero 9 appunto il già citato Morgillo a completare il quintetto base. Buono il canestro per Turel, 3-0 per ora il punteggio. Inizia UBP Petrarca Padova, vuole inseguire le posizioni alte della classifica essendo difensivamente che offensivamente parlando. A livello difensivo, palla fuori secondo l'arbitro, quindi rimessa al fondo per Padova. Primo cambio, entra il neoacquisto fallo fischiato a Mora, che era completamente fermo. Toppa Volpin, Borsetto prova un tiro difficilissimo, non va, può ripartire la Bergamo Basket. Bisogna difendere così. Stavola riesce a intercettare un pallone pericoloso di Genovese per Cagliani. Non riesce ad aprire Cagliani. Il suono, contatto o passo. Prova Bombardieri, un tiro difficile, riesce ad andare in balzo Basile, e qua fallo fischiato al numero 1 Morelli, entrato da poco. L'arbitro chiama Simoncelli e dice non simulare, perché ti ho visto simulare. Quindi adesso richiamo. Manenti si gira bene, non riesce a tirare, allora scarica su Cagliani, prova il tiro da due, non va. Rimbalzo di Basile.
tutto solo. Simoncelli, bella palla di Simoncelli, permanenti, altri due punti per lui. Cato Morgillo, probabilmente il Simoncelli ha qualcosa da dire a Morgillo, qualche scambio di parola. Simoncelli, bella palla, permanenti da due, non va, entra in qualche modo, viene spinta dentro la sfera, tre punti per Genovese. Viene fischiato tecnico Maran, giusto, giusto, perché è andato a prendere fisica casa e quindi è difficile andare a recuperare questo vantaggio in questo. Uno su due per lui. Cagliani, tanto si lamenta Volpato con ball pin. Secondi a fine partita, belli questi segnali di concentrazione da parte di Simoncelli e compagni. Pronto a entrare al suo posto Bombardieri per gli ultimi tre secondi di partita. Buono il primo per